Un errore di traduzione nel capitolo 1086 di One Piece ha fatto parecchio discutere. Se non vuoi rischiare nessun spoiler, scorri! Nel capitolo 1086 vediamo fare la sua apparizione Garling Figarland. Attraverso il box del narratore ci viene presentato questo nuovo personaggio. Inizialmente è stato definito come l'ex sovrano governante di God Valley. Questo aspetto ha però confuso un po' i lettori, perché in quanto drago celeste, a parte la famiglia Nefertari, i sovrani delle 19 famiglie trasferendosi a Marigioa hanno rinunciato ai loro regni. Sandman su Twitter ha fin da subito segnalato che i kanji giapponesi utilizzati per esprimere il titolo di Garling non si riferiscono tipicamente ad un re di un paese, piuttosto ad una figura regale o campione di quel posto. La frase è stata quindi rivista nella traduzione ufficiale Viz per identificare Garling come una figura dominante che si è distinto partecipando in modo attivo ai fatti di God Valley.